Salve a tutti. Perdonatemi. Allora, abbassiamo leggermente qui e apriamo subito il gioco. Buon salve a tutti. Oggi continuiamo con la... Oh, che figo. Fatemi solo mettere dentro in carica questa cosa. Oggi continuiamo con la nostra avventura su Hogwarts Legacy. E ovviamente che figata! Adoro. Fa ancora più male considerato che non c'è il 15. Ok. Sbagliato. Ci siamo lasciati su un cliffhanger di una quest molto figa, che ora sono molto contenta di poter andare avanti con quella quest, insomma, perché comunque i duelli intanto ci fanno... Scusate. Ah, i fili, il cable management. Ok, io sto giocando da Cablato, che sì, siamo tornati da Cablato. Sarà molto contento, sembra. Una quest che ci permette poi di accedere all'insegnamento della professoressa di difesa contro le arti oscure, e fa molto ridere perché questo dovrebbe essere... Ops. Dovrebbe essere il club di duello segreto, no? Famoso club di duello segreto. In realtà abbiamo capito che tanto segreto non è. Scusate, dovevo chiudere un po' di cose. Effettivamente. Ora che ci penso. Ok. Dobbiamo vincere due round a Posso questo aiutarti? bacchette incrociate. Che vabbè. Sebastian mi ha detto di chiederti di un club. Se Sebastian garantisce per te, non mi serve sapere altro. Organizzo duelli per bacchette incrociate, una sorta di club del duello. Se Sebastian ti ha invitato, deve stimarti davvero molto. Mi fa piacere saperlo. Sebastian è un ottimo combattente. Immagino che vedervi duellare sarà un vero spettacolo. Come funziona bacchette incrociate? Vieni qui, io ti abbino ad altri duellanti e chi resiste fino alla fine vince. Vogliamo stabilire una volta per tutte chi sono i migliori studenti nel duello. E Ok. per rendere le cose più interessanti, il vincitore riceve un premio. Ti interessa? Va bene. Certo, duellare è un bel passatempo. Sono Ah. d'accordo. Inoltre, volendo, si può anche duellare a coppie. Per cominciare, ti abbinerò a Sebastian. La prossima volta dovrai portare con te un partner o duellare da sola. Allora, ti va di batterti? Fammi entrare nell'arena. Spettacolare! Diamo fuoco alle polveri! Ok, ecco, questo è un po'... Ti faremo pentire di averci provato. Madonna! Che cattivi! Madonna. Infrangi gli scudi gialli con incantesimi di controllo, con incantesimo di levitazione levioso. Aggancia bersagli. Ti permette di seguire i nemici senza mirare. Usa per cambiare bersagli, ok. Confringo, attacco! Levioso!
Ho sbagliato. Bastardo. Forse c'è l'audio un po' alto. Ops. A posto. Meno male che non ho scommesso. Meno male che non ho scommesso. Bel lavoro. Sebastian non si sbagliava su di te. Aiuto. La competizione sarà ardua, ma continua così e sarai la prossima campionessa della scuola. Fantastico, puoi contarci. Lo farò. Anzi, il secondo duello ti attende. E ora che la tua iniziazione è conclusa, puoi accedere al manichino d'allenamento di bacchette incrociate. Un ottimo modo per diventare esperti di combinazioni magiche. Se vieni, te lo faccio vedere. Ancora congratulazioni per la tua prima vittoria a bacchette incrociate. Bel combattimento. Grazie. Spero di rivederti presto. Ok, dovrei fare un'altra partita subito, signor Lucan. Posso darmi che? Prossimo round, grazie. Il prossimo round di bacchette incrociate è pronto? Sì, certo. Ho organizzato un incontro grandioso. Vuoi affrontare un altro duello? Yes. Sono pronta. Duelliamo. Fantastico. Let's go. Per il duello. Nazai questa volta. Cominciamo allora. Natti. Umiliazione in arrivo. Ma va a cagare. Una serpe verde e una corvo nero. Sei in anticipo. Ah, sono in tre? Ma sono in tre contro due! Oh! Ma come tre contro due? Infatti scrivere con gli atti energetici con l'incantesimo di appello accio. Porcaccia miseria. Ho sbagliato, os! No! No! Ho sbagliato! No! Fuck! Vabbè, prima sconfitta ci sa. Devo ancora... Non ho scommesso su di te. Ti va di riprovarci? Yes. Farò un altro tentativo. Benissimo. È sempre la stessa? Sì. Oh.
sbagliato! No! Ho sbagliato. No, dai, dai, dai. Ok. Dobbiamo prenderci un po' la mano. Ok. Ce l'ho messa tutta. Indubbiamente. Gli altri duellanti si erano già accorti di te. Ma dopo quest'ultimo round, vogliono davvero farti fuori tutti. Se speri di vincere il prossimo round, o almeno sopravvivere, continua ad allenarti senza sosta. Grazie. Ti farò sapere appena saremo pronti. A presto. Thanks. Il prossimo round è quello decisivo. Ok. Dovrebbe andare dalla signora... no. Però terminano un round allenamento nella combinazione di incantesimi... Oddio. Ok. Ciao, posso usare il manichino da addestramento? Certamente. Vado a prenderlo e ti do un elenco di combinazioni su cui esercitarti. Te la senti di provarci? Con grande piacere. Assicurati di lanciare tutti i tuoi incantesimi prima che il manichino atterri. Se devi interrompere l'allenamento prima di averli finiti tutti, fammelo sapere. Ok. Un colpo mediocre. Ma è un colpo normale quello lì? Ok. Ok. Ben fatto. No! Ho premuto giusto, figlio di... Ok. Ottimo. Parapaparapapam. Secondo me come allenamento è sufficiente. Te la sei cavata molto bene. Grazie, Lucan. Dico sempre che è meglio scoprire i propri punti deboli in allenamento. Io ho capito che qua studiano per 5 minuti e poi... Basta, è abbastanza per oggi. Ok. E l'incarico è completato. Ok. Ok. Potere io entrare, grazie. Grazie a te sono fuori dal torneo. Certo che potevi andarci più piano con me. Forse è meglio che mi concentri sulle pozioni. Le abbiamo asfaltate, vabbè, non è colpa mia però, raga. Cioè, nel senso, se siete scarsi. Ma io potrei usare la metropolvere, no? Testina di culo. Questa è l'aula di... no. L'aula di difesa contro le arti oscure, cortesemente. Bello. Bello, bello. Non vedo l'ora di volare. Voliamo, vi prego. Fatemi volare da qualche parte. Ah, signore. Let's go. Caricamenti un po' lentini, devo dire, ma magari anche il mio PC che è un po' così. Devo dire. Devo dire. Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo viaggiare prima che inventassi la polvere volante.
Spero che il signor Brattleby abbia potuto riceverti e che le tue imprese siano state coronate dal successo. Sarebbe stato bellissimo avere dei dialoghi in cui puoi muoverti così, tipo... Vabbè, stesso. Ho completato tutti gli incarichi che mi aveva assegnato. Mi fa piacere. Allora dovresti essere pronta a imparare incendio. Dovrei, professoressa? Già, ho visto troppi colleghi incauti finire al San Mungo, per non sapere che il fuoco è un servitore capriccioso. Sono molto colpita dalla tua abilità con gli incantesimi, ma non perdere la concentrazione. Preferirei che non finissi la lezione odierna con gli abiti in fiamme. Cominciamo. E ricorda, concentrati sui movimenti corretti della bacchetta. Mm. Concentrati e tieni ben salda la bacchetta. Vabbè. Ok. Adesso io dovrei... metterlo tipo al posto di Lumos. Devi prima essere giunto al set. Aggiungi ora incendio. Muovi il puntatore. Ti muovo la vengo a cui vuoi assegnarlo. Ok. Al posto di reparo, I guess. E ora? Incendio. Non posso incendiare la professoressa, immagino. Ci stai arrivando? Continua a esercitarti e non darti fuoco. Grazie. Ah, abbiamo fatto? Questa era la... ok. Incendio. Dare fuoco alle cose ha un effetto decisamente catastrofico. Faccio. Levioso, incendio! Faccio, incendio! Levioso! Ok. Addio. Adios. Oh mio Dio, urlalo un po' più forte, per favore. Mi serve una persona speciale che mi aiuti. Va tutto bene? Non sai chi sono. Se solo qualcuno. La ragazza che tutta la scuola odia senza alcun motivo. Ma no, ma perché? What the fuck? Ti odiano tutti? E perché mai? Perché Hogwarts è piena di bulli e guastafeste. Leander Pruett è uno dei peggiori. Una zucca vuota senza talento. Volevo farmi qualche nuovo amico, così ho portato la mia collezione nella sala comune. La mia collezione di gobbiglie, intendo. Speravo di giocare con qualcuno. Hai presente le gobbiglie? Sono simili alle biglie di vetro. Giocarci è divertente, e se perdi ti spruzzano con un liquido puzzolente. Sarebbe stato divertente giocarci in un gioco di ruolo... di Harry Potter, tipo come questo, però vabbè. gobbiglie è proprio quello che ho detto agli altri. La gente è crudele, è solo perché le gobbiglie gli hanno sputato addosso del liquido puzzolente, ma è colpa loro, hanno perso. Imelda non sa proprio perdere, e anche Everett e Astoria sono Imelda. Già dal nome. Ci hanno nascosto le mie gobbiglie in giro per la scuola, in punti molto elevati. Ah, ok. Così non può arrivarci. Ma non sai usare accio, testina? Io avrei fatto lo stesso. No, dai, non sono così stronza. Mi sembra una reazione esagerata la loro. Direi. Comunque, da sola non so proprio come fare a recuperarle.
Non conosco ancora gli incantesimi necessari. Mi serve qualcuno, magari uno studente del quinto anno abile e altruista. Vedrò cosa posso fare. Apprezzerei molto il tuo aiuto. Se riesci a trovare tutte le mie gobiglie, torna da me. Presto potrò ricominciare a giocare a Snake Pit e Jack Stone da sola. Andiamo subito a trovare queste gobiglie, per carità del Signore. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Che schiro. Punti elevati. Mi sto avvicinando. Qua c'è tutta la fontana, scusa. What the fuck? Ah, la gobiglia. Gobiglia. La gobiglia. La gobiglia. La gobiglia là sopra. Come io prendere? Bro. Come io riuscire a prendere? Devo andarci per forza a piedi? Non posso usare accio per prenderla? Oh. Non mi ricordo più dove si va, tra l'altro, per andare sul ponte. Forse ho sbagliato qualche passaggio. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Olè, devo solo mirare meglio. Non capisco cosa ci sia di interessante. L'abbiamo detto che è uno sport. Punti elevati. Cioè, sta tipa non sa usare accio. Vabbè. Se solo ci fosse qualcuno di così caritatevole. Allora. The fuck? Sono confusa. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Sì. Ho capito. Scattante. Qua non ci sono mai venuta. Ah, è la torre di astronomia. Salve, prof. Le rubo i schei. Che bello. Dai, prima o poi. No, questa effettivamente non è astronomia stupida. Stupidina. Questa è quella. Ah, sarà quell'altra in cui dobbiamo andare adesso, forse. Parapapapapapa. Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Mi fa piacere essere. Ma prima o poi ucciderò tutte le statue di quella roba. Oh mio Dio. Se trovo questi stronzi che hanno messo ste biglie di merda, mi va un ritto sempre a sbricolo. Nel senso. Giusto per dire.
Tutte le gobiglie. Giriamo Hogwarts per le gobiglie. Allora. Beh, qua, almeno così vediamo punti di Hogwarts che non abbiamo mai visto effettivamente. Per ora. Anche se. Ah, questi sono i puzzle, quelli là. Madonna. Un'altra volta. Non ho capito come, quando, perché. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Levioso! Ho sbagliato. Faccio! Levioso per sta roba. Tan 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 tan. Levioso! Let's go! Oh! Gli scali muoventi, sto male. Tra l'altro, questo è lo shot del trailer. Ho avuto un. Che figata! No, aspetta. Ah, devo andare ancora sopra. Questo è un altro di quelli là. Ok. Devo capire come si risolvono quelli lì. Non ci ho mai guardato bene dentro. Sì, li sto provando tutte, scusate. Perché è interagibile? Ok. That's weird. Ah no, era più giù? No, qua è. Ma scusatemi, mi drogo. Ah, ma era di qua. Ma vai in figa. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. Che figo! Un'altra gobiglia è Oddio, che sbloccata. paura! Affanculo. Beh, questa. Aiuto! Figo! Serratura livello 1. Ma voglio capire cosa ci permette di sbloccare le serrature. Magari riceveremo un tool o qualcosa del genere. Chi lo sa? Dove sta la gobiglia? L'ultima gobiglia. Il punto è quello giusto, quindi devo capire solo. Premio Erbologia di Hogwarts. Come riconoscimento della sua capacità esemplare nel campo dell'erbologia, Hogwarts decide di assegnare questo premio speciale a Mirabelle Allium. Studentessa del settimo anno e appartenente alla casa di Tasso Rosso. Dalle mandragole al vischio, dai bubotuberi ai bulbi baldellanti, il suo lavoro con le piante è stato superiore a qualsiasi aspettativa. Sei passato avanti 27 volte. È probabile! Ma non la vedo. Ciao Fede, comunque. È sempre bello.
Che il rumore. Perché c'è sto rumore del cazzo? Acqua! Questa era l'ultima gobiglia di Zenobia. Ora devo andare da lei. Vabbè, sono Orba, che volete che vi dica? Ognuno ha i suoi difetti. Allora, credo sia più vicino all'aula di difesa contro le arti oscure, perché è da dove siamo usciti, praticamente. No, mi stavo giusto chiedendo, non rispondermi, Fede. Se posso dire una cosa, la mappa non mi fa impazzire. Allora, a me piace. Mi piace più che altro l'interattività, cioè il 3D. Però, essendo che devo ancora andare nell'open world, devo ancora ben vedere come si è fatta così bene anche fuori. O comunque se è così, cioè, facile, tra virgolette. Più che altro non mi piace la questione del... Se magari si carica, ok? Della mappa generale, mappa di Hogsmeade. Cioè, preferisco avere la mappa generale in cui se zoomo posso vedere le cose. Mentre invece così si perde un po' la questione mappa, secondo me. Perché devi cliccare sulle singole robe, andare sulla mappa singola. Cioè, ci sta, però boh, devo vedere, bisogna vedere. No, ho sbagliato. Hello. Avrai più fortuna di me nel rintracciare le mie gobiglie. Ciao Zenobia, ho trovato. Sono stata guidata dal gioco, quindi sicuramente sì. Non credevo che fosse possibile. Ah, la mappa di Hogwarts? Buon senso e magia di base. Ok. Posso riavere le mie gobiglie? Certamente. Possiamo tenercele, lol. Ti dedicherò tutte le mie future. Non voglio far la stronza, almeno per adesso. Stavo pensando, chissà se ora che ho riavuto le mie gobiglie troverò qualcuno con cui giocare in sala comune. Non puoi, nel senso che nel senso che non te le fa tenere comunque il gioco? Perché tu immagino che hai fatto lo stronzo. Sicuramente troverai qualcuno con cui giocare dopo la fatica fatta per recuperarle. Mm-hmm. Illudiamo questa poveretta. Penso che risate quando le gobiglie spruzzeranno i perdenti, ovvero tutti tranne me. Lol. Io vado. Augurami buona fortuna. No, non puoi, non posso cliccare, no, non puoi. Protego. Che simpatico. Che simbadi. Aiuto. In realtà per il momento sto facendo il gentile con tutti. Ci sta, ci sta. Dobbiamo andare alla prof. Che in realtà è qua vicino. No? Giusto? No, dovremmo. Perché se non seguiamo la missione. Allora, vediamo un po'. C'è sta roba. Ah, ok. Questo abbiamo appena letto. Qui c'è ancora la mappa di Arthur. Ecco, dovremmo fare anche questa roba dopo. Cosa abbiamo preso di equipaggiamento? Scusi. Mi scusi. Guarda, passo. Io sì, volevo ancora capirli. Ma infatti non c'è scritto tipo serratura o altro. Tra l'altro prima stavo pensando, ma chissà cosa servirà per le serrature, se ci serve tipo un tool, non dirmelo perché sono curiosa. Però sono proprio curiosa di capire se serve tipo un talento, un tool, un... Che cazzo ne so. E la Madonna ancora.
Hello. Finché sei ancora in tempo. Mamma mia. Basta che pensi a Harry Potter, non è difficile. Alomora, però. Aspetta. Aspetta. Perché c'è tipo il livello, no? Serratura di livello X, Y. Perché ero seduta nell'aula del professore? Ok. Salve, signore. Sarà lieto di sapere che ho lavorato alle mie abilità difensive con la professoressa Hecate. Ho sentito. Mi ha riferito che te la cavi bene con la bacchetta nuova. Devi continuare a esercitarti con lei e con gli altri professori per migliorare le tue abilità. Detto questo, non voglio rimandare ancora la nostra visita alla biblioteca. Bene, andiamo avanti. Fig, ha un lavoro per lei. Venga. Preside, sono con una studentessa, è il mio Il suo ora. programma aspetterà, così come anche la sua studentessa. Dopo tutti i problemi che mi ha causato con Osric, pensavo che sarebbe stato ansioso di rimediare. Nel mio ufficio, tra 5 minuti. Mio Dio, che ansia questo preside. Abbiamo già capito che è un po'. Quell'uomo è esasperante. Purtroppo la nostra visita al reparto proibito dovrà aspettare ancora un po'. Ma professore. Non abbiamo scelta. Non sarebbe saggio provocare ulteriormente il nostro illustre preside. Già. Verrò a cercarti una volta assolto agli obblighi che mi attendono. Vabbè, mi hai fatto fare tutta sta moina per aspettare. Vabbè, è così. I combattimenti mi aspettavo molto più facili, in realtà ti danno un buon livello di sfida. Infatti sono molto curiosa di sbloccare le robe principali per capire, andare un po' in giro e capire effettivamente quanto. Che livello c'è. Che livello c'è? Sebastian ha detto di essersi intrufolato nel reparto proibito. Magari saprà aiutarmi. Ah, noi vogliamo fare le cose per conto nostro? Aspetta, questa. Ok. Sì, comunque per ora non è proprio GDR. Spero diventi più GDR. Ma va bene. Per ora è uno story driven scriptatissimo e basta. Sebastianach. Sebastian, eccoti qui. Eccoti qui. Mi avevi promesso di spiegarmi cosa è successo ai tre manici di scopa. Non capita spesso che uno studente attiri l'attenzione di Victor Rookwood. Cosa voleva da te? Che facciamo? Ci fidiamo di questo serpeverde o no? Ci fidiamo. Rookwood collabora con Ranrock, che vuole una cosa che ho trovato alla Gringotts. Ranrock, e tu quando hai visitato la Gringotts? Io e il professor Fig ci siamo finiti dopo l'attacco del drago. Una storia pazzesca. Fig aveva questa Una passaporta. passaporta per la Gringotts. Non credo di capire. Fidati, neanche io. Ed ero lì. Comunque siamo finiti in una vecchia camera blindata dove c'era una mappa. E quella mappa porta al reparto proibito. Non dirai sul serio. Assolutamente sì. Il professor Fig mi ha ordinato di non parlarne ad anima viva. Probabilmente ho già detto troppo. Capisco. Custodirò il tuo segreto, qualunque esso sia. Grazie, Sebastian. Hai detto che sei abbastanza in gamba da non farti scoprire nel reparto proibito. E lo ripeto, raggiungimi davanti alla biblioteca stanotte e non dirlo a nessuno. Grazie, Sebastian. Ci vediamo dopo. Ok. Ah, è automatica come cosa? Ok.
Ma che cazzo? Non posso scegliere di... Dai. Vabbè. No, volevo prendere il libro. Cazzo, vabbè. La vedi? È la porta che dobbiamo raggiungere. E quei fastidiosi dei prefetti non aspettano altro che denunciarci alla Scribner. Quindi non farti vedere da loro, intesi? Sarò un'ombra. Andiamo. Aspetta un momento. C'è una magia che dovresti imparare. L'incantesimo di disillusione. È utile per andare nei posti che ti sono proibiti. Lancialo e improvvisamente sembrerai una semplice illusione ottica, purché te ne resti a distanza e in silenzio. Vuoi dire che potrò diventare invisibile? Qualcosa del genere. Non è infallibile come un mantello, ma quelli sono costosi, mentre gli incantesimi, beh, quelli sono gratis. Prova. Allora. Figo, quindi c'è lo stealth. È bellissimo. Ok, allora, disillusione. Dove sta? Questo è accio. Ah, è questo. Giustamente. Gli avversari uccidi percepiranno e indagheranno se notato un comportamento sospetto. Essere ripresi da una figura d'autorità causa il fallimento della missione. Ma la domanda è: posso fallire questa missione oppure no? No! Vabbè, ma scusami, come si faceva entrare? Cioè, nel senso, andavo avanti e indietro, vabbè, vediamo. Vediamo. Parapappa, parapappa. Scendere di qua? Se posso vederti io, anche i prefetti ci riusciranno. Ok. Ora. Sarebbe bene. Distrarre. Hello. Non si muovono, non mi vengono dietro. Quindi vuol dire che posso passare di qui? Ah.
Ma sono passata di fianco a una tipa, come ha fatto a non vedermi? Accidenti, la bibliotecaria è ancora qui. Presto, dietro la libreria. Maledizione. Avevi detto che la bibliotecaria non ci sarebbe stata a quest'ora. Ho detto che di solito non c'è, ma non preoccuparti. Vedi la sua scrivania dietro di me? La chiave è nel cassetto di quella scrivania. Senti cosa... No, ma parla un po' più forte. Cioè... Creerò un per farla allontanare. Tu recupera la chiave. Ci vediamo davanti al reparto proibito. Tu la distrai, io prendo la chiave. Ricevuto. Ho detto che ti avrei fatto entrare e lo farò. Fidati, mantengo sempre la mia parola. Ma sto diversivo? C'è qualcuno? Pix? Sei tu? Ok. Non è stato poi così difficile dopo tutto. Ora devo trovare quel libro. Oh, quello è incantato. Ti appare più utile di quel che è. Mi ha già fregato due volte. Mai fidarsi delle apparenze, dico io. Senza farci scoprire per attirare figure d'autorità e nemici verso la posizione desiderata. La modalità di mira permette di lanciare gli incantesimi mirando con precisione e arrivare a bersagli aggiuntivi. Se è... Fantasma, non farti vedere. Dove? Dove straminchia è? No? Non dovresti essere qui. Pezzi di merda. Via libera. Possiamo camminare in ordine. Allora, cos'è che stai cercando? Sto cercando una cura per mia sorella gemella, Anne. Così potrà tornare a Hogwarts. Visto che gli altri sembrano averci rinunciato. Perché pensi di trovare la cura nel reparto proibito? La direttrice dell'infermeria di Hogwarts non ha niente per aiutare Anne. No. Abbiamo interpellato chiunque, dall'infermiera Blaney al San Mungo. Ma posso condurre le ricerche da solo. Non preoccuparti di me ora. Pensiamo a quello che stai cercando tu. Che di preciso è? Lo saprò quando lo vedrò. Quando si dice essere criptici. Sarò più silenzioso di un Jobbernol. Guarda, guarda chi c'è. Sebastian Sallow e compagnia che ficcano il naso dove non dovrebbero. Scriptatos. Ora siete nei guai. Pix, non usare... Faccio la spia. Ah, maledetto Pix. Devo fermarlo, o quantomeno andare dalla bibliotecaria con una buona scusa.
Aspetta, non voglio che ti metti nei guai per me. Ci so fare con gli insegnanti quando si tratta di questioni disciplinari. E poi adoro avere amici in debito con me. Ora va e buona fortuna con la tua ricerca. Ma what the fuck? Dove è andato quel maledetto poltergeist? Pixie di merda. Un incantesimo giusto per riparare quest'armatura. Incendio. Che non è questo, testina. Lol. Riparo. Che paura. Eh no. Ma scusami, piano piano piano. Non è tipo... Cioè, sta andando la parte giusta? Beh... Lo sapevo. Tracce di magia antica. Deve esserci altro. Lumos. Che due palle. Sì. Molto bene. Ah, un forziere proprio, guardi neri e marroni con decori. L'Ateneo. Ok. Ma chissà Fig cosa ci dice quando abbiamo fatto la quest da soli, pezzetto di me. Vabbè, è così. Che te devo dire? Parapaparapapà. Lumos. Leviosa. Faccio. Devo risvegliare quella runa laggiù. Risvegliare. Come minchia la risveglio, fra? Noi abbiamo a disposizione reparo, eh? Come? No. Devo... Potrei provare a colpire la runa con un incantesimo. Vaffanculo. Ma che sorpresa, delle guardie pronte a combattere. Lol.
accumulo per gigantica andando, mettendo a segno, mandando a segno gli attacchi e subendo danni. Le combo di... ah, anche subendo danni. Le combo di almeno 10 colpi generano potenziamenti di magia antica. Raccogliendoli riempirai notevolmente l'indicatore magia antica e recupererai una piccola quantità di salute. Top. Quando almeno un segmento del tuo indicatore magia antica è pieno, puoi scatenare dei devastanti attacchi con la magia antica. L'abbiamo appena visto. Infliggono danni notevoli e spezzano gli incantesimi di scudo. Ok. Questo? Aiuto. Ah, quindi è tipo scie... ok. Capisco. Ah no. Aiuto. Bello come si capisce che è finito il combattimento, perché tipo nella mossa finale di in cui tipo attacchi il nemico per e lo uccidi, sei tipo più rallentato. Non so come spiegarmi. Bello. Ok. No! Vabbè, sono stupida. Se uno è stupido, cioè, cazzo devo dire. Aiuto, lo scatto, mamma mia. Ma che cazzo di posto è? Si prosegua di qua. Ma per andare dove? Bella domanda. Ah. Ci sono quasi. Meglio mantenere la lucidità. Sì. Completo delle Highlands Smeraldo. Ok. Intanto. Madonna, quanta gente. Aiuto. Equipaggiamento. Questi. Attacco 13. La Madonna. Carini però, eh. Molto carini. Ma questi hanno danno statistiche? Oh, carina questa. Bella. Non danno statistiche particolari. Questi cosa danno? Difesa 11. Beh, mettiamo... Mi sa che è il momento di modificarne l'aspetto. Vediamo un po'. Top. Top, top. Allora, questo in realtà è abbastanza carino, eh. La sciarpa ci dà qualcosa? Questa cosa? No. Ti muovi. È bellino questo completo, eh. Molto bello. Anche se questo ha una difesa maggiore, questo difesa 10, nessun potenziamento d'attacco. Difesa 11. E com'è? Carino. Carino anche questo. Vediamo che cosa possiamo... Se possiamo mettergli l'aspetto dell'altro... Questa è proprio una figata. Questa è veramente una figata. Bene, sono pronto.
Buongiorno. Ah, sono solo loro? Ok, perfetto. Bellino. Allora, era davvero un libro. After all, era davvero un libro. Ha un pensatoio. Cazzo. Che bello. Sempre lui. E questa bambina? Desideravate vedermi, Preside Fitzgerald, professor Rackham. Signorina Isidora Morganac, benvenuta. Professor Rookwood, professor Bakar. Mi è giunta voce che tu ti stia ambientando bene qui a Hogwarts. Good. Ne sono lieta. Morganac. Considerando quanto è insolito iniziare dal quinto anno. Si dà il caso che anch'io fui ammesso ad Hogwarts al quinto anno. Non conosco altri casi come il nostro. Signorina Morganac, ieri dopo la lezione mi hai chiesto di quelle belle spirali che vedesti ormai anni or sono quando visitammo il tuo borgo. Vi ho riconosciuti immediatamente. Non so come ringraziarvi per l'aiuto. È stato un piacere. Eh sì, quel giorno vidi delle spirali di magia ovunque. Mio padre insiste nel dire che devo essermele immaginate, ma a me sembravano reali. Infatti non te le sei immaginate. Percival, il professor Rackham le vede. Ma fino ad ora lui era l'unico. Io non capisco che cosa sono. Si tratta di sospiri, o per meglio dire di tracce, che appaiono solo con una specifica magia antica. Magia antica. Sono in pochi coloro che la sanno usare. In vero, la stessa Hogwarts è un baluardo della magia antica. Quindi
se riesco a vedere questa magia antica, vuol dire che posso usarla. Con la giusta preparazione. Ma non è il caso di avere fretta, signorina Morganac. Prima che io possa addestrarti a una tale magia, devi riuscire a padroneggiare tutto ciò che Hogwarts può offrirti. Una magia del genere può essere dannosa nelle mani sbagliate. Deve essere usata solo da pochi prescelti. Pertanto ti chiediamo di non svelare a nessuno ciò di cui abbiamo parlato oggi. Ok. Figo. Non so se sia voluto l'accostamento, cioè il cognome Morganac, considerando che il periodo potrebbe essere quello di Merlino, non so se ci sia anche una sorta di personaggio simile a Morgana. Non mi ricordo effettivamente nella lore di Hogwarts, scusatemi, del mondo di Harry Potter se Sebastian è menzionata, però sarebbe figo. Pensavo avessi smesso di combinare guai. Evidentemente le punizioni non bastano. Proprio che sarò costretta a riferirlo al preside. Ma... Detto questo, tuttavia, Pix mi ha detto che non sei venuto da solo questa sera. Se qualcuno ti ha costretto, ti esorto a dirmelo. Pix di merda. Sei intelligente. Non sprecare questo dono. C'è nessuno. Sono da solo. Non ci ha tradito. Cosa dirà tuo zio adesso? Tuo zio. Dov'è Sebastian? Sebastian! Voglio vedere se girare di notte ci dà un libro antico e misterioso che si riteneva perduto per sempre. Ok. Voglio capire se girare di notte ci dà Bello. Beh, allora, mi piace il look misto fra... Però vorrei provare a vedere. Bello così anche. Ritorno all'aula del professor Fig, ok. Cos'è questa cosa? Cioè non puoi farmi avere il segno di una quest secondaria e poi non dirmi di cosa si tratta prima di iniziare. Aspetta, il mio cazzo. No. Bruttina questa cosa. Questa è proprio bruttina. Oddio. Vaffanculo. Non ho assolutamente spanto dell'acqua. Su tutto il mio bellissimo e nuovissimo tappetino. Niente che dei fazzoletti non possono risolvere al volo, però complimenti, molto bene.
Molto bene. Sì. Molto bene. Aiuto. Vabbè che lo devo lavare comunque, però. Cazzo, cioè. Aiuto. Scusate, arrivo subito. Che pastrocchietto. E vabbè. Dai. Ah, non male. Cioè, nel senso, pensavo peggio. Alla fine l'acqua era poca. Ok. Ma io non ho capito chi è. Ah, che subina. Para 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 para. Cosa mi è servito? Professor Fig, come se la mia agenda non fosse già abbastanza piena, il ministero mi ha incaricato di organizzare l'alquanto sconveniente arrivo di un nuovo studente a Hogwarts. Del quinto anno, per giunta. La professoressa Weasley insiste che sarà necessario nominare qualcuno che faccia l'accompagnatore e mentore per aiutare il nuovo arrivo ad acclimatarsi prima dell'inizio delle lezioni. Assegno a lei questo compito. La prego di recarsi... Ah, ok. Capisco. Non è possibile. I goblin in combutta con Rookwood. Non ha alcun senso. Lei chi cazzo è, scusi? È a dir poco... inusuale. Inusuale? Inconcepibile, direi. È... Ah, Fig, ci sono visite. Cercherò di scoprire qualcosa. Questo è tipo bello, signor, però se tutti... Ho ispezionato il reparto proibito mentre era via con il professor Black. Ciò che cercavamo era un libro. Perché non potrebbero essere tutti così i dialoghi? Sarebbe bellissimo. Cosa? Ma è una... Sei entrata nel reparto proibito? Ma come... Ripensandoci, forse è meglio che mi risparmi i dettagli. Forse è meglio. Il libro si trovava al di sotto del reparto proibito, come si vede nella mappa. Voglio sapere tutto, ma prima diamo un'occhiata. Santi nomi. Sembra che manchino alcune pagine. Qualcuno ha messo le mani sul libro prima di noi. Dovrò accontentarmi di studiare quel che resta. Forse possiamo ancora ricavarci qualcosa di utile, ma servirà tempo. Ok. Mi chiedo che ci facesse qui, sotto Hogwarts. Penso di saperlo io. Ho visto altri due ricordi là dove ho trovato il libro. Un altro pensatoio. Per Godric. L'uomo che abbiamo visto poc'anzi, Percival Rackham, insegnava qui. Nel primo ricordo c'erano lui e altri tre professori che usavano la magia antica per salvare un borgo dalla siccità. Miriam aveva ragione. E nel secondo ricordo? Parlavano con una studentessa che aveva iniziato dal quinto anno, come me. Poteva vedere anche lei le tracce della magia. Perché proprio quei ricordi? Magari ce lo spiegherà il libro. Ora dovrò portarlo con me a Londra. Il preside insiste affinché vada a parlare della morte di George direttamente con il ministero. Cosa dirà loro della morte del signor Osric? Non so quanto possa spingermi a dire. George aveva già provato a convincere il ministero su Ranrock, ma invano.
L'istinto mi dice di continuare per la strada che abbiamo preso senza rivelare i dettagli finché non ne sapremo di più. Capisco. Mentre lei non c'è, cercherò informazioni sulle pagine mancanti. Bene. Non trascurare gli studi. Migliori a vista d'occhio con la bacchetta. Ma anche erbologia e pozioni sono importanti. La magia è molto più del solo lancio di incantesimi. Avrò molto di cui occuparmi mentre lei non c'è. Hai fatto un lavoro eccellente. Al mio ritorno mi farai vedere tutto quello che hai imparato. Oh, e non trascurare gli amici. Ti sorprenderà scoprire quanto puoi imparare anche da loro. Questa è un'imprecisione. Nel senso che se tu vai al ministero e devi fare il report di una morte. Ho bisogno di parlarti. Un attimo. Chiamaci a Lower Oxfield appena puoi. Ho notizie su Rookwood e Harlow, ma credo sia meglio discuterne lontano dal castello. Questa è la mappa del mondo, la maggior parte di essa è coperta da una nebbia che limita la tua visibilità. E quindi c'è anche oltre, cioè nel senso sarà... avrà cose altre. Ok. I borghi sono piccole comunità disseminate per il mondo di gioco. I borghi offrono nuove opportunità di trovare negozianti, fiamme della metropolvere, missioni secondarie e oggetti collezionabili. Ok. Via via che procedi con l'esplorazione, la nebbia si dissiperà mostrandoti altre parti della mappa e svelando nuove opportunità come borghi sotterranei, accampamenti dei banditi e molti altri luoghi. Figata! Il professor Fig e la professoressa Weasley mi hanno chiesto di insegnarti un ulteriore incantesimo difensivo. Per favore, completa gli incarichi che ti ho assegnato, dopodiché raggiungimi nella mia aula. Ok, prof. Volevo solo dire che se tu vieni reportato, cioè se devi reportare una lezione di biologia, prima seguiamo questo, poi la lezione e poi troviamo magari il tesoro prima di andare con Natti. Che Natti, vabbè, Natsai è più bello come nome rispetto a Natti, cioè nel senso, vabbè. Se devi riportare una morte, non penso, correggetemi se sbaglio, non penso che tu possa mentire. Allora, divinazione, no. Biblioteca, penso sia la più vicina, oppure... sì. Non penso che tu possa mentire riguardo o eludere delle cose, perché useranno la magia su di te. Questo secondo me è un po' un'imprecisione, perché non puoi dire sì, vado lì, ma tanto non gli dico niente. Cioè, è il ministero della magia, non è... cioè... il poliziotto che ti chiede se hai bevuto stasera, cioè nel senso, capito? Boh, questa forse è un po' un'imprecisione a livello così, general gross, vabbè. Vediamo. Perché non mi dà la missione? Ho seguito la missione, no? No. Dove cazzo è la mia missione? Dove?
Schiva gli attacchi dei nemici. Che nemici? Dove? Dov'è? Forse devo usare le bacchette incrociate, devo andare alle bacchette incrociate per fare questa cosa? Però allora ditemelo. Ah, ecco perché. Andiamo alle bacchette lì. All'incrociazione di bacchette. Dove minchia devo andare? Ah no, che stupido. Io spesso non mi ricordo che queste sono porte. Mi dispiace, ma non... Scusate, preferisco andare a piedi piuttosto che caricare, perché come vedete ci sono dei caricamenti un po' così. Però, e poi ci facciamo due passi e vediamo un po' di posti. Sinceramente preferisco. Questa è la torre di Grifondoro, ok. Tra l'altro, ecco, vedi queste cose. Come si dovrà... Si dovrà riempire d'acqua. Sicuro, con un incantesimo si dovrà riempire d'acqua. Bello. Bello, bello. Guardala, guarda, io voglio andarci subito. Sì. Credo di dovermi anche allenare con il manichino o mi drogo. Devo fare entrambe le cose, le combinazioni di incantesimi e anche il coso. Ovviamente facciamo prima la combinazione, così ci alleniamo. E poi... E poi. Ciao Lucan, vorrei allenarmi. Ottima idea. Sì, ottimo. Se devi interrompere l'allenamento prima di averle finite tutte, fammelo sapere. Ok. Ma non ho incendio. Aspetta un attimo. Lancia levioso, 3 incantesimo base. Bel colpo. Incendio.
dai, porco due. Ho sbagliato. Ok. Che lavoro di bacchetta meraviglioso. Non ti affronterei mai in duello. Grazie, Lucan. Sei stato di grande aiuto. No, oh, smettila, non farmi arrossire. Sul serio, complimenti. I manichini ci penseranno due volte prima di sfidarti. Che simpatico. Non ci sono faville nei duelli di bacchette incrociate. Gli sfidanti dovranno stare in guardia. Ciao Lucan, è pronto il round finale di bacchette incrociate? Grande incontro oggi. Pronta a coprirti di gloria? Certamente. Fantastico, hai già un... Non sai, perché sì, è più bravo, grazie. Sinceramente. Allora cominciamo! Non so perché. Sarà un vero trionfo. Salve, contadino. Così ti voglio. Contro quattro! Ma siete pazzi, in culo! Ma stiamo scherzando? Bastardi. Però questi. Ho sbagliato. Ma perché? Perché non fanno niente? Scusami. Perché non fa niente? Perché ha fatto solo lui? Ma non fa niente la signorina! Solo uno si è mosso, le altre IA sono, erano tipo tutte... Ah. Hai vinto. What the fuck? Ma come? No, qua dobbiamo essere stronzi. Quello non era nulla, sono solo all'inizio. Se gli esperti di duelli di questa scuola non sono abbastanza per te, forse dovresti trasferirti a Durmstrang. E adesso, ecco il premio! È un vero onore per me poterti consegnare questo premio semplice ma elegante per i traguardi da te raggiunti. Grazie mille, l'onore è tutto mio. Te lo meriti. La tua abilità è considerevole. Ora che abbiamo incoronato la vincitrice indiscussa del torneo, devo fare ritorno ai miei doveri scolastici. Chissà come stanno le mie piante di erbologia. Non mi prendo cura di loro da secoli. Indumenti da... Oh, bellissimo! Bellissimo, nonno! Fermi! Fermi tutti. Dove sta? Dove stanno gli indumenti? Scusami. No, preferisco. Scusami. Indumenti da campione, eccetera. Dove sono? Scusami. Collezioni. Ah, è un aspetto forse? Sì, è un aspetto. Allora, vediamo un po', aspetta. Equipaggiamento. Allora, se io tipo faccio modifica aspetto, abbiamo questo. Non è male. Non è male, devo dire. Però preferisco questo. Più in tema tasto rosso, forse. Dobbiamo guardare qua. Abbiamo un sacco di robe non riscattate. Fermi tutti. Questi guanti, boh.
Questa è la questa cappa leggendaria mi ispira, però fermi tutti. Forse è un aspetto anche questo, sì. Bello, bellissimo. Stona un po' con il nostro marrone della cosa. Però. Peccato, vabbè, intanto teniamo così che non si nota. Vediamo questi come sono. Ma guarda, non vedo così tanta differenza. Preferisco questi, sinceramente. Carino. Molto carino, sì. Non so se ci sono ricompense. No, infatti. Questi sono semplicemente nemici. Ah, leggiamo un po' di roba. Sentinella del Pensatoio. Queste statue animate create per proteggere i segreti della magia antica colpiscono con forza e velocità, pur essendo vulnerabili a varie tipologie di magia. Disarmarle può rivelarsi utile, ma la magia antica, che le alimenta, creerà una nuova arma per permettere loro di continuare a combattere. Questa è una vedetta del Pensatoio, che lanciano le armi. E questo è un troll corazzato. La sequenza di diritti e rovesci contro cui i troll, con cui i troll roteano la loro mazza, infrange i comuni incantesimi scudo. In casi come questi, schivare è la miglior difesa. Mantenere la distanza non basta per mettersi al sicuro da un troll arrabbiato, poiché svellerà pezzi di terra per lanciarsi contro i suoi bersagli. Dopo che il troll ha sbattuto la mazza a terra con entrambe le mani, capovolgerla con flipendo, ti darà uno slancio maggiore del solito per colpire il troll in faccia con la sua mazza. Colpire un troll con il suo stesso macigno lo coglierà di sorpresa, rendendolo più vulnerabile agli attacchi successivi. Figo. Vorrei che questo mi desse però anche informazioni di lore. Cosa che non mi sta dando. Per leggere i caratteri piccoli della Gazzetta del Profeta. Ok. La mia posta l'ho già ascoltata, giusto? No. No, ok. Bello. Schiva gli attacchi dei nemici con delle capriole. Porca vacca, non abbiamo fatto sta roba. E quindi? Peccato sia già finito. Avevo appena iniziato a scaldarmi. Non posso fare altre. Faccio? Devo andare fuori nel mondo? Scusate, facciamo una cosa. Voglio andare a esplorare. Quindi. Hogsmeade. Usciamo da Hogsmeade e andiamo nei dintorni a vedere se c'è gente con cui combattere. Così. Dato che dobbiamo fare 10 no, 9 in realtà. Schivate. Non me ne ero ricordata mentre duellavo, sinceramente. È bello. Sto arrivando. Cioè tipo, se volessi andare, no. So che è presto per esplorare il mondo, perché non abbiamo tipo ancora. No, ho sbagliato.
Non abbiamo ancora tipo vicino all'ingresso della tomba della strega. Ma subito. Cazzo è sta roba. Ah. Meno come queste interazioni non servono a nulla. Bellissimo. Facciamo due passi. Salve. Un po' che qui per ora non ci sono tipo nemici, immagino, magari verso l'esterno o al massimo seguiamo la quest di Natsai e poi vediamo come la butta la questione. Che bello, posso andare nel mondo. C'è il danno da caduta? No, che bello. Quello cos'è? Una persona? Sa. Il mega lag, perfetto. Cavoli carnivori cinesi. In che senso? Questo posto ha visto giorni migliori. Mi sa che ci conviene. Ma vediamo di qua. Forbidden Forest. Qua dovrebbero esserci. Magari noi stiamo andando in un posto in cui non dovremmo essere, probabilmente. Perché... ecco, lì c'è un nemico, fermi tutti. What kind of nemico? Grande cosa, spinato, scusami. Oddio! Due? No! Pezzo di merda! Ok? No! Succo di sanguisuga. Bello però. Qua c'è un'altra cosa. Oh no, più di uno.
Oh no, ragni di merda. No, 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 no. Ho l'impressione che non sia il caso. Però se noi andiamo di qua. Dangerous, Mystery of Magic. This area has been declared dangerous. Ok. Ok. Non posso ucciderlo. Non si può? La mia domanda è cosa ci sarà qui sopra? Andiamo un po' a vedere, scusa. Salve. Non ce la fai a tenere giù. A Hogwarts sono. Sei tu, Broiler. Comprendo. Prego, di un muore. Sei sempre col tuo blocco. Pare che la tua fortezza. Reducto. Figata! Dovevo schivare, testa di merda. Che paura. Dovevo fare la roba dello schivaggio. Vendi o elimina le copertine di successo. Produzione di nuovi scomparti. Ok. Madonna, che paura. Che cazzo è? Roschi patoschi. Quindi anche quelli là probabilmente erano, quelli che abbiamo visto là probabilmente erano maghi così. Dai, ci mancano 4 schivate. E mi sa che inizia a essere sera? No, sono ragni. Perfetto, ciao! Adios! Andiamo a Valhalla Quest di Onai, per carità del Signore. Che piacere rivederti, mia giovane. Grazie. Allora, dobbiamo viaggiare. No, dobbiamo andare. Ho sbagliato. Di Hogwarts dobbiamo andare il più vicino possibile. E poi uscire da là per andare. Io spero che con Nazai poi dobbiamo combattere, così almeno facciamo se schivate. Cioè. Spero. Non so. O in caso penso che nei dintorni ci sia qualcosa da esplorare. Vediamo un po'.
Back at Hogwarts, baby. Che cosa mi sfugge? Dubito sia mai esistito un essere più chiaro. No, perché lezioni del Borgiao? Fermi tutti. Non seguire. Hai ragione. Andiamo prima. Facciamo un bel giretto per tentare di capire. Via 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 via. Intanto. Ah, guarda un po'. Qualunque membro del Tasso Rosso vi dirà che c'è un tasso nella loro sala comune. No, in realtà no. Però ok. Sì, vabbè, ma che paura. Puoi neanche immaginare quanto viaggiare prima che inventassi la polvere volante. Voglio una scopa, datemi una scopa, vi prego. Quando è che faremo questa cosa? Mamma mia. Ok. Rotolando via. Quello che hai fatto a degli animali indifesi è vergognoso. Bracconieri. Allora, dovrei aver completato anche l'altra questione. Perfetto. Ok, top. Top, 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 top. Che ho schivato 70 miliardi di volte. Oh, ora sì che mi diverto. Che cazzo è? Pronto? Vabbè. Ma no, ma sto andando alla parte sbagliata, rincoglionita. Ho ancora quello là attivo. Vabbè. Che mega lol. Allora andiamo. Andiamo a dormire e poi andremo. Sad. Perché mi sono già dormito tutto. Madonna, è proprio per questo. Dov'è che è?
Ok. Scusate. Ho sbagliato completamente, però almeno abbiamo finito quella quest lì. Chi è che urla in casa mia? Contadino 21 che urla in casa mia. Ah. Andiamo a letto, ci facciamo una bella dormita e poi facciamo tutte le quest. Prima quella della professoressa e poi andiamo... andiamo fuori a esplorare. Anche perché non ho purtroppo molto tempo oggi, però ce la facciamo easy. Credo. Di solito le quest per imparare gli incantesimi sono abbastanza corte, che secondo me è anche un pregio, quindi buono. Very buono. Io immagino che per finire, perché per aspettare il passare del tempo di dover dormire, no? Quindi, da quello che io ho capito. My room. Not this. Non so se c'è un modo per far passare il tempo anche in un altro modo. Questa dovrebbe essere la mia. Agire apposta, ok. No, abbiamo comunque solo il gufo, cazzo. Non ci sono... Porca vacca, ok, no. Non si può far passare il tempo, a quanto pare. Capito, capito, capito. Mantello del protettore in pelle di drago. Che figata. No, no, ops, ho sbagliato. Ma bellissimo. Ah, ma era avanzata, non l'abbiamo preso. Che lol. Allora. Abbiamo preso la lingua di Dugbog. Per la pozione focalizzante, ok. Il succo di sanguisuga per la pozione massima e la pozione del tuono. Si trova lungo la costa. Look mode. Bravo, bravo. Scusate, sto guardando un po' nel menu. Cosa abbiamo di nuovo? Salve. Che chad così. Posso? No. Solo una cosa. Mi sa che il papà ti ha dato a te la canotta, quella che usavo io. No, adesso no. Cioè, no, non penso comunque. Cioè, sono lì sopra, ma... Adesso non posso. Sì. Posso? Penso di sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Che conoscendo il papà non mette mai le robe nel posto giusto. Eccoci. Allora, abbiamo anche questo di nuovo. Beh, non è male. Però questo essere più forte. Credo. Va bene, va bene, va bene. E allora, niente, cerchiamo di andare veramente
nella direzione della cosa della di quel di quel punto là, più che altro perché io non capisco se questa è l'uscita. Vedi che è il dubbio che ho, perché non ho la mappa tutta intera, non so se sia l'uscita sud o l'uscita nord. Questa è la foresta proibita. Io non so se questa è l'uscita sud o l'uscita nord. Che cazzo ne saccio? Proviamo ad andare qua. No, mi sa che devo andare. No, mi sa che devo andare qua, effettivamente. No, perché è dove sono andata l'altra volta questa. Infatti. Proviamo ad andare qua, vediamo se poi ci dà il percorso. No, ho sbagliato. Ah no, piano piano, proviamo. Aspetta. Un'opzione potrebbe essere, che effettivamente non ci ho neanche pensato, quella di segnare, di seguire e poi andare. Ho sbagliato. E poi andare a vedere. Dove straminchia dobbiamo andare? Eh no, ok, effettivamente è di qua. Ok. Effettivamente, ok. Scusate. Non sto ancora proprio capendo benissimo questa scelta. Beh. Mi dissocia tutta questa violenza, non serviva. Poverino. Mamma mia. This is the night. La zona del quinti. Rebelli. Guarda un po' che bellezza. Vabbè. Il nostro cuore. Vabbè. È così. Questa è... Ma ah, potevo uscire anche da qua, figli di troia. What? C'è un punto di teletrasporto che io non... Ok.
Ah, volevo prendere quella metropolvere là, ma mi sa che è dentro la casa. Una risorsa. Ah no, eccolo qua. Utile la tua guida pratica. Mi fa piacere. Qua sopra cosa ci sarà? Aiuto. Vabbè, proseguiamo, ma va là, per carità di Dio, che altrimenti non ci arriviamo più da Natsai. Bello. Allora, potevamo effettivamente trasportarci qua, effettivamente. Vabbè, sti cazzi. Se abbiamo sbloccato quello là famoso. Lower Oxfield. Che bella, però. L'acqua non è il massimo, ma è tutto molto carino. No. Caprette. Pecorelle, caprette. Salve. Pronto? Avevo sentito il rumore. Ah niente, è un posticino un po' così. Ok. 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 Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Guarda, non vedo nemici, quindi. Chissà chi ci vive qui. È un vero piacere vederti. Ciao, Natti. Come stai? Sto bene, grazie. Ho visto cosa è successo con Rookwood e Harlow ai tre manici di scopa. Ero davvero molto preoccupata per te. In questo momento sto bene. Se posso chiedere, sai perché cercavano proprio te? Vabbè, l'abbiamo detto a Sebastian, possiamo dirlo anche a lei. Vogliono una cosa che abbiamo trovato alla Gringot io e Fig. Quando siete stati alla Gringot? Poco prima di arrivare ad Hogwarts. È il motivo per cui ho fatto tardi allo smistamento. Ci ha condotto lì una passaporta dopo l'attacco del drago alla carrozza. Ma che diamine... C'è un'altra cosa. È un po' bizzarra, ad essere sinceri. Il professor Fig dice che ho una strana connessione con una potente forma di magia antica. Ma... che significa? Sto ancora imparando. Ma ne vedo in giro le tracce e riesco a lanciare magie che non so spiegare. So che è molto da assimilare. In effetti sì. Avrò molte domande da porti. Ma per ora ci basta sapere che Rookwood e Harlow sono una minaccia per entrambe. Per tutti, in effetti. Ecco perché volevo parlarti. Al momento tutti parlano di quando hai difeso Hogsmeade dall'attacco dei troll. E non dimenticherò mai Sirona che affronta Rookwood e Harlow ai tre manici di scopa. Mi avete ispirata a prendere posizione, proprio come voi. In che senso? È per via di uomini come Rookwood e Harlow che mia madre e io abbiamo lasciato il Matabeleland. Non rimarrò qui immobile a lasciarli distruggere la mia nuova casa.
Ok, cosa vuoi fare? Rarlo sono pericolosi. Devi anche sapere che Rookwood è in combutta con Rarrock. Avevo sentito dire che sono stati visti insieme a Hogsmeade. Una ragione in più per fermare. Gira voce che Theophilus Harlow gestisca le operazioni quotidiane di Rookwood. Eliminando lui, disgregheremmo l'intera organizzazione di Rookwood. Possibile, ma non dovrebbe essere l'agente Singer a occuparsi di uno come Harlow. Le ho parlato, è stata gentile, ma forse, comprensibilmente, non vuole discutere di un caso così con una studentessa. Ho sentito alcuni uomini di Rookwood parlare di un'enorme operazione di saccheggio programmata da Harlow. Pensavo che potremmo investigare un po' anche noi, magari ottenere le prove di cui ha bisogno l'agente Singer. Va bene. Ma come? Mi limiterò a guardare e ascoltare. Scoprire esattamente quale sia il piano di Harlow. Ti ricontatto appena ne so di più. Nel frattempo ricorda, se ti servo, sono qui. Grazie, Natti. Stai in guardia. Un'altra avventura ti aspetta? Ma insomma, come osi minacciarmi? Ma che succede qui? Signora! Che è successo? Che succede? Devi aver visto qualcosa, pensa! Non ho idea di chi tu pensi io abbia visto. Sono sempre occupata con la mia ricerca. Non ho proprio tempo per... A Victor Rookwood non importa un morso di doxy del tuo tempo. Ah, tu parli del diavolo. Il signor Rookwood vorrebbe parlarti. Una studentessa, stai scherzando? Basta cianciare. Lasciala in pace. Stupefisci! Signora, deve imparare a combattere però. Vola, 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 vola. Guarderò la luce spegnersi nei tuoi occhi. Eh? La sezione collezione della guida pratica è stata donata con un nuovo tipo di nemico. Ti ho visto. Espulso. Non andrò più a farti tu. Sbagliato. Vabbè, tutto qua? Ma che succede? Non ero mai stata attaccata in tal modo. E così vicino a Hogwarts, per giunta. Va tutto bene? Sì. Che voce, raga. Grazie alle tue eccellenti abilità difensive. Difensive. Puoi spiegarmi perché due Ashwinder volevano farmi fuori per arrivare a te? Ashwinder? Il gruppo di ladri e furfanti al servizio di Victor Rookwood. Mi sembravano molto interessati a te. È una lunga storia, ma grazie per l'aiuto. Per il momento li hai schivati. Priya mi aveva detto che i pericoli sarebbero aumentati. Devo affrettare la mia ricerca prima che tornino. Ha nominato una certa Priya? Sì, mia moglie. Negli anni di Hogwarts accese per Merlino, regalandomi un libro su di lui. È la tipica tasso rosso a cui piace lavorare, grande pozionante, ha una bottega in Nocturne Alley. Viaggia molto per lavoro, sa quel che succede nelle Highlands prima di me. È una ricercatrice? Nora Treadwell, al tuo servizio. Storica e archeologa specializzata nelle opere e nella vita di Merlino. Pensavo che i racconti su Merlino e Re Artù fossero solo un mito. Leggenda! Fortuna che Sir Cadogan non ha udito. Dal suo ritratto appeso a Hogwarts non fa altro che parlare dei suoi legami con Merlino. Merlino frequentò Hogwarts, sai? Sto studiando alcune curiose strutture che lasciò centinaia di anni fa. Strutture?
Questi pilastri ricoperti di vegetazione. Ce ne sono dozzine, sparsi ovunque. Ho iniziato a chiamarli le prove di Merlino. Presumo li abbia creati come divertimento per gli altri Serpeverde. Era un grande amante dei rompicapi. Quindi Merlino era un Serpeverde? Questo che mi stai dicendo? Capisco l'interesse per Merlino. Vorrei anch'io sapere qualcosa di più sulle sue prove. Allora ti confesserò un piccolo segreto. Nessuno ha ancora capito come funzionino, ma credo di aver appena individuato un indizio cruciale. Sospetto che la malva sia un componente essenziale per far funzionare le prove. La malva? Un'erba versatile. Merlino la cita spesso nei suoi scritti. Ero appena arrivata per testare la mia teoria quando sono stata interrotta. Vedi? Ogni spirale tracciata da Merlino ha un simbolo diverso al centro. E così ho iniziato a pensare. E se la malva andasse posizionata al centro dei simboli? Esattamente. Vuoi fare tu gli onori? Vedremo subito i risultati di questa nostra ipotesi. Ho portato con me un baule pieno zeppo di malva. È laggiù, vicino alla mia tenda. Questo baule? Sì, prendine un po', anche se ne hai già. Ho preso la malva. Perfetto. Ora osserva i rampicanti su queste colonne e quella spirale di pietre a terra. Ogni prova ha questi due elementi. Metti la malva sulla spirale e vediamo che succede. Accidenti, hai visto? I rampicanti sono spariti. Cosa devo fare adesso? Da qui è tutto territorio inesplorato. Queste pire però mi incuriosiscono. Faccio! Incendio! Per la barba di Merlino! Le fiamme fanno affondare la pira. Che giornata! Stento a crederci. Perché ha lasciato queste prove? Cioè, ok, ma lo scopo? Possiamo definirlo un successo, no? Sì, sicuramente. Tuttavia, ora ho ancora più interrogativi. Come funziona? Devo rivedere i miei appunti, forse mi sfugge qualcosa. Le prove sono tutte come questa. Cosa? Ah sì, non proprio. Credo che tutte abbiano le piante rampicanti e la spirale per terra. Dovresti poterle risolvere man mano che le incontri. Quanto a me, ho ciò che mi serve per continuare le mie ricerche. La mia idea è che ognuna richiederà della malva. Malva che puoi trovare a Hogsmeade qualora ti servisse. Ora devo andare. È stato un vero piacere conoscerti. E fa attenzione là fuori. Ora che ho tutto ciò che mi serve, posso tornare tranquilla ai miei studi. Mi incuriosiscono molto queste prove di Merlino. Più che altro vorrei capire... Oh, che bello! Guarda che carina! Ok. Più che altro vorrei capire... Perché lui li abbia messo? Vediamo se... Cioè... Sarebbe interessante capire se effettivamente... Salve. Ciao, hai bisogno di qualcosa? Oh, grazie al cielo. Sì, mi chiamo Grace Pinches Medley, dei Pinches Medley di Bath. Speravo proprio che passasse qualcuno. Stavo per disobbedire a mio padre e non me lo sarei mai perdonato. Vedi, devo recuperare una cosa dal fondale del lago. Che mi offriresti il tuo aiuto? No, regà.
Temo che l'idea di gironzolare in fondo a un lago non mi attiri molto. Oh, non dire subito di no. Forse se solo comprendessi bene le mie traversie cambieresti idea. Le mie traversie? Dimmi esattamente cosa vuoi che recuperi e perché. Anni fa mio nonno, che si riteneva un astronomo esperto, salpò da Hogsmeade con mia nonna per quella che doveva essere una crociera per guardare le stelle. Non fecero ritorno. Mi dispiace tanto. Cosa gli è successo? Non è dato sapere. Sappiamo che né loro né l'imbarcazione arrivarono a riva. Si pensa siano annegati entrambi. Mio padre è rimasto così segnato dall'evento che ci ha vietato persino di avvicinarci al Lago Nero. Il tanto amato astrolabio di famiglia è scomparso con loro quella notte. Se potessi immergerti e recuperarlo per me, mio padre ritroverebbe la pace. Pensavi che il nome Pinches Medley di Bat mi dicesse qualcosa? Perché dovrei conoscere la tua famiglia? È come chiedere perché il cielo è blu o l'erba verde. Il nome dei Pinches Medley è sinonimo di curiosità intellettuale. Siamo noti per i nostri contributi nelle scienze e nelle arti. Mi sorprende che il nostro nome non ti sia noto. Ma con tutto ciò che pianifico di scoprire, tutti coloro che ancora non conoscono il nostro nome presto lo faranno. E qui devo fare il mio primo momento roleplay. E tu non conosci il nome Goldman? Anche se in realtà effettivamente ha senso. Mio padre è famoso fuori dall'Inghilterra. Però. Mi sembra troppo pericoloso, soprattutto per un oggetto che ha solo un valore sentimentale. Capisco. Ma te ne sarei riconoscente a vita. E poi potresti scoprire molto più dell'astrolabio. Se dovessi trovare altro, rimarrebbe tutto a te. Ho incrociato le informazioni sull'ultimo avvistamento dell'imbarcazione, la topografia del lago e i grafici di profondità. La mia deduzione è che si trovi proprio laggiù, a circa 200 metri dal molo. Vorrei tanto poter riavere l'astrolabio di mio nonno. Spero troverai l'astrolabio. Significherebbe molto per la nostra famiglia. Pare che l'astrolabio si trovi a nord-est del molo. Devo immergermi e scoprire se è lì. Oh no, ragazzi! Mio Dio! Si può esplorare tutto? L'astrolabio della famiglia Pinches Medley. Ah, ok, che... non si può andare. Oh, che bello. Proviamo. Combattiamo la nostra. I tuoi scompartimenti di equipaggiamento sono pieni. Vaffanculo. Devo andare a vendere qualcosa. Che coglioni. Però bello il nuoto. Sì, ecco. Sì. Bello il nuoto, ma non posso compenetrarmi con le cose. Sì. Signora! Signorina! Si discompenetri cortesemente. Ecco, grazie, perfetto. Grazie. Grazie. Quando appena avremo le cose che ci servono, torneremo. Ma ora vorrei veramente andare a vendere. Qualcosina. Attrezzature sportive. Così magari facciamo un salto anche per vedere se possiamo effettivamente. Anche se credo che dovremmo sbloccare la lezione sul volo per imparare a volare tutto quanto. Però voglio comunque entrare al negozio. Ah.
Bello però il fatto che si possa notare, non lo sapevamo e non era per nulla confermato. Molto molto figo. Muy fico. Muy muy fico. A volte sembra che tutte le strade portino Hogsmeade. Che ridere. Mamma mia. Posso avere la mappa? Cortesemente, grazie. Questo dovrebbe essere qui. Il coso, il bloccato. Ah, lo sapevo. Vaffanculo. Ci ha appena ruttato nell'orecchio quel signore, mi scusi. Le sembra il caso? Non so. What the fuck? Allora, posso venderti qualcosa? Salve, entra, accomodati. Se non trovi qualcosa, chiedi pure. Oggi ho parecchi articoli interessanti. Fai con comodo. Ti vendo. Ti vendo. Beh, il turbante, posso venderti. Se non te l'ho ancora detto, è un piacere fare affari con te. Occhiali e occhio di drago oro. Beh, questi vorrei tenerli. Quando è che si sbloccano più robe di equipaggiamento, Cristiano Malgioglios? Ok. Tuffati nel lago nero e pippati le cose. Grazie. Aia, oddio. Scusate. Mi è scrocchiato tutta la vita. Non sono amante di questi suoni. Cioè, non mi dà fastidio, ma so che ad alcuni può dar fastidio. In casa mia oggi è una festa, comunque. Spero non si senta nulla. No, in teoria dovrebbe essere tutto ok, però. Contadino 21, pazzo. No, non è vero. Uscito da un libro di favole. Eh sì. Effettivamente. No, dov'è la signora che ha bisogno di una mano? Sì. No, vabbè. Anche noi le nostre scelte di tagliare qui non hanno molto senso. Ma quindi quella quest si trovava solo di notte o di sera? Perché se è così è fighissimo. Ah sì, che bello. Ma non si vede il sasso? Ah, ok, adesso si è visto. Dai, dai, dai. Aiuto. Sì.
Occhiali a mezzaluna oro, carini. Non so se abbiamo tutto sto spazio in inventario, però proveremo. Astrolabio, pozione rigeneratrice. Devo far sapere a Grace che ho trovato l'astrolabio della sua famiglia. Figo. Adesso saremo compenetrati? Probabile. Guarda, è bella. Ah, ok, dai. Dai, si fissa correndo, devo dire. Sprintando. Signorina. Spero l'immersione non sia stata troppo difficile. Ciao, Grace. Ho seguito le tue indicazioni e mi sono immersa nel lago nero. Oh, incredibile! Hai trovato l'astrolabio? Voglio essere stronza, posso? Sarò stronza, perché mi ha rotto il cazzo sta tipa. Sì, ma non è stato facile. Merito una ricompensa. Capisco. Una richiesta ragionevole. Una ricompensa per il tesoro riportato a galla. Grazie per averlo recuperato. Faresti meglio individuare altre località dove immergerti. Te la cavi bene e potresti trovare diverse cose sul fondale. Grazie di nuovo e continua con le immersioni. Prego. Mi raccomando, hai talento nella ricerca di tesori sommersi. Maschera da sirena? What the hell is that? Bro. Aspetta che mi sa che devo pure prendere forse dopo leggiamo un po' di umanoidi. Tu capite se queste cose sono degli aspetti. Ok. Bello questo completo. Aiuto. Ah, c'è ancora qualcosa? Ah, questo. Uniforme da agente. Ok. Solo questo da prendere. No, non è da prendere. Spazio per le competenze ampliamente inventario. E come. Ah, risolvi le prove di Merlino. Ok. E come le trovo però le prove di Merlino? Sulla mappa. Come io saprei di andare? Allora, intanto proviamo. Non mi piacciono niente. Mai nella vita. Però dovrei avere questo aspetto. Vabbè. Per ora le maschere non mi fanno impazzire. Cioè, oddio, questa ci sta se vuoi fare Hyper Dark, Edgelord, eccetera. Però come sapete mi piace vedere il volto del personaggio. A meno che non ci sia una roba estremamente figa, che allora ti dico sì, bello. Allora, signore e signori, come conclusione di questa serata andrei alla prima nostra lezione di erbologia. Sinceramente. In modo da... In modo da finire in bellezza con una materia che è una delle migliori, secondo me.
Anche magari ci introduce anche alla cura e come si dice? Al fatto che possiamo piantare le cose, insomma, il farming, non so come si chiami. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Corri, corri, donna. Poi abbiamo tutte queste missioni secondarie di scuola che... Ah, giustamente. Oddio. Bella. Guarda che bello. Adoro. Bellissimo. Bella. Molto bella. Bellissimo. Adoro. Buongiorno, professore Salium. Che piacere rivederti, Lenora cara. Oh, ecco, ne avrei bisogno per la lezione di oggi. Un regalino per tua zia. Eccoti. Studenti, accogliete la nuova rosa del nostro giardino. Sarà bello crescere insieme. Quanto è emozionante essere di nuovo tutti quanti qui. L'anno a venire sarà pieno di magia e di stimoli, ma la cosa più importante che coltiveremo qui a Erbologia è la conoscenza. L'esperto di erbologia attento teme la tentacula velenosa tanto quanto il bulbo balzellante. Benissimo. Oggi faremo la conoscenza del mellifluo tubero noto con il nome di radice di mandragola. Accio! Vediamo se riusciamo a far stare un po' più comode le nostre amiche vegetali. Per prima cosa, copritevi le orecchie. Ora, ascoltate. Afferrate la mandragola dal ciuffo e tirate saldamente. La terra deve avvolgere la radice come una coperta, in modo che la mandragola stia bella comoda. Riparo! Mi dispiace molto. Temo che la tua fosse un po' troppo matura. D'accordo, tu puoi andare. Ottimo lavoro, ragazzi! Proveremo a piantare il dittamo ai nostri banchi da giardinaggio. Chissà Sì. se gli ippogrifi gradiscono la centinolia. Sì, professoressa? Prima di tutto, complimenti per il tuo lavoro con la mandragola. Quelle piante possono essere difficili da gestire. Mi è piaciuto molto, mi sono lasciata contagiare dal suo entusiasmo. Sei gentile a dire questo. Il tuo talento per l'erbologia cresce rigoglioso quanto una mandragola nel terriccio fresco. Ora, come dicevo, procederemo col piantare il dittamo. Vediamo di trovarti dei semi. I semi li ho già, professoressa. Li ho presi a Hogsmeade. Hai visitato la rapa magica? Ottimo. Chi si prepara bene non può che fiorire. Ho fatto in modo che avessi il tuo banco da giardinaggio qui in aula. Non è stato facile, visto lo scarso preavviso. Ora pianta i semi, poi tornerai a raccoglierne i frutti più avanti. Puoi
pur con l'aiuto di suolo, luce e magia, hanno bisogno di tempo per crescere. Sappiamo che poi ci sposteremo nella sala, nella stanza delle necessità. Il dittamo ha proprietari costituenti e per questo è fondamentale nella pozione rigeneratrice, come il professor Sharp vi avrà sicuramente detto. Carino. Ben fatto. Una volta che sarà maturo, potrai usare il tuo dittamo nella pozione rigeneratrice. Ma di questo ti parlerà il professor Sharp. Allarghiamo un po' il discorso? Voglio presentarti un tipo di pianta diverso. Il cavolo carnivoro cinese. Il famoso cavolo carnivoro cinese. Risultano più utili fuori dal calderone che dentro. I cavoli diventano irascibili se non masticano qualcosa. Fortunatamente ho un manichino adibito a questo scopo. Daglielo da sgranocchiare, vuoi? Sì, professoressa. Sono nell'altra serra, all'estremità opposta del ponte pedonale che parte da questa stanza. Il tuo compagno di classe Pruett si è offerto di accompagnarti. Ok. Torna a me quando avrai finito. A proposito, bada alle dita, mordono piuttosto forte. Ciao, ti ho visto mentre andavi a Hogsmeade l'altro giorno. Piacere di conoscerti, io sono Leander. Ti mostrerò i cavoli carnivori cinesi. Per raggiungerli, a proposito, ottimo lavoro in difesa contro le arti oscure. Come, scusa? Il tuo duello con Sebastian. E lui è in gamba, o almeno crede di esserlo. Eppure lo hai fatto quasi letteralmente a pezzi. È stato bellissimo. Ah, beh, grazie. Avrei voluto dargli una bella lezione. La Hecat ha preferito fermarmi. Non ha impedito che quel teschio di drago ti schiacciasse? Tipico trucchetto da serpe verde, quello di far cadere un teschio di drago su qualcuno durante un duello. Noi di Grifondoro lottiamo con onore. E anche i Tasso Rosso. O almeno tu. Salvato in corner. Che cazzo. Centinodia. Eccoci qui. Questa è la casa del cavolo car... Ora, vedi quel manichino? Tiragli addosso i cavoli e loro faranno il resto. Ok. Aspetta. Come... Oh no, questo pad non è proprio fantastico. Guarda lì! Balzano su qualsiasi cosa possano afferrare con... quella cavolo di bocca. Mia madre ne ha piantati un po' nel giardino l'anno scorso per tenere lontani gli gnomi. Lei non ha dovuto degnomarlo, ma addio giunchiglie strombazzanti. Ah, che piccoli infami. Sono proprio le mie piante preferite, altro che bubo tuberi o bulbi balzellanti. Questi cavolacci sì che sanno come coprirti le spalle. Adoro. Non che tu ne abbia bisogno, ma pensa se quello non fosse stato un manichino. Effettivamente potrebbero rivelarsi utili anche fuori dalla serra. Avere rinforzi non fa mai male, neanche se si tratta di cavoli. Là fuori c'è il caos, con i troll a Hogsmeade e tutto il resto. Anche un'umile crucifera potrebbe rivelarsi preziosa. Ne troverai altre da erbe essenziali e funghi fatali. Piante del tipo che i tuoi genitori non vorrebbero mai in giardino. Insomma, hai capito. D'accordo, faremo meglio a tornare in classe. Fai con comodo, ci rivediamo in classe. Dittamo. Dittamo. Ok. Funziona benissimo, a meno che non mi faccia una domanda. In quel caso è un disastro. Insomma, non lo consiglio, ecco. L'altro giorno è successo un grave guaio. Piantate ogni giorno e non rimarrete mai senza raccolta. Ok, faremo meglio a tornare su, dai.
questo utile promemoria del perché. Il momento migliore per piantare un seme è l'anno scorso. Un altro buon momento è adesso. Scusa? In che senso? Cioè... era la stanza di prima. Oh, che palle. Madonna santissima. Il professor Fig è un vero mistero. Non c'è mai in classe. Che strano. Ho badato ai cavoli carnivori cinesi, professoressa. Piante incantevoli, non trovi? Spero non ti abbiano dato eccessivamente da fare, ma non vedo morsi né dita mancanti. Dollo. Ebbene, perché sembri avere un bel pollice verde. Ah, non vedo l'ora di veder sbocciare le tue abilità erbologiche. Le piante magiche hanno così tanto da offrire. Voglio imparare a conoscerle meglio. Bene, l'erbologia è generosa. Prenditi cura del tuo giardino e lui si prenderà cura di te. Direi che è tutto. Passa da me a fare due chiacchiere qualche volta. Mi piace tenermi aggiornata sui miei studenti. Lei è probabilmente la prof più giovane. Spero che quelle mandragole si stiano godendo i nuovi... La professoressa Alien... Per far crescere qualcosa dobbiamo innanzitutto comprenderla. E ciò vale tanto per le piante quanto per le amicizie. Gentilezza e premura sono potenti alleati. Ok. Anche nella sala grande. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me. Io purtroppo devo staccare. Però, prima di tutto, magari una cosa da fare sarebbe effettivamente salvare, guardare un po' le nostre cose e... salvare. No. Ah, tra l'altro dobbiamo guardare questo aspetto. Vediamo un po'. Questo aspetto del mantello. Carino. Molto carino. Mi piace. Lezione di pozioni. Ovviamente prossimamente faremo l'incarico della professoressa Hecat e la lezione di pozioni. Va bene. Ok. Ok, dovrebbe essere salvato. Anche se mi sembra strano. Ok. Vi ringrazio molto per la compagnia. Noi ci vediamo prossimamente, prossima settimana probabilmente, forse sabato o domenica riesco a streamare una qualcosa di bonus, ma vediamo. In caso noi ci vediamo settimana prossima sicuramente. Ritornano gli orari standard perché non deve uscire nessun gioco, andiamo avanti con Harry Potter, scusatemi, con Hogwarts Legacy. E niente, grazie mille a tutti quanti. Vi ringrazio, buona serata.